Preparatevi ragazzi, perché questo video è una roba pazzesca. Questo sarà il vostro nuovo video preferito sulla chat. Lei si sente Dio, ma tu studi con Playlover. Lei si sente Dio. Hai in chat una ragazza che si sente sto cazzo, fondamentalmente. La regina Elisabetta. È tutto lei perché è molto bella, perché ha un sacco di pretendenti, perché su Instagram ha 5, 6, 7 mila follower. Perché? Adesso andremo a vedere una chat perfetta in cui la ragazza inizia a trattarmi con sufficienza su Bumble e successivamente, con messaggi corretti che vedremo, vado a ribaltare tutto e porto lei a inseguire me, lei a corteggiare me, a scusarsi in qualche modo, a trattarmi come uno diverso. Tutte le cose che ho fatto in chat, cose che puoi replicare con un metodo. Faccio questo video che non era in programma perché, come avrei visto, oggi, dopo 7 anni, abbiamo lanciato il primo videocorso di chat per imparare a chattare da zero in Italia. Fatto interamente da me e da Cri, in cui ti spiego tutto quello che faccio e che ho fatto negli anni, partendo da zero, per arrivare a farmi seguire, per avere appuntamenti, come creo le frasi d'esordio, a come continuare la conversazione, la fantasia, l'attrazione. Si chiama ghiotto di chat, perché sei ghiotto. E lo trovi solo per 10 giorni, poi lo toglieremo, perché a noi non conviene venderlo. Perché è altamente probabile che solo con quel videocorso tu sei a posto con la chat. Hai 3 offerte, puoi pagare a rate su www.ghiottodichat.com. Questo video lo dedico a questo videocorso e a tutte le persone che ci daranno fiducia comprandolo. Partiamo. La ragazza parte su Bumble parlandomi della mia biografia, in cui io ho detto che ho fatto il clown per tanto tempo. Quindi lei: e perché mai avresti smesso di fare il clown? Sentite come già dall'inizio il modo di parlare, di comunicare della ragazza, un sottotesto da regina Elisabetta. Sentiamo. Perché mai avresti smesso di fare il clown? Quando non capite che tono ha la ragazza, per non farvi perculare, dovete sempre leggerlo ad alta voce e provare a dare toni diversi. Do il tono magari più scherzoso. E perché mai avresti smesso di fare il clown? Do il tono un po' più cazzuto. E perché mai avresti smesso di fare il clown? Do il tono saccente. E sentiamo, perché mai avresti smesso di fare il clown? In questo modo io mi calibro con le risposte. Io ho pensato che la ragazza fosse pseudo-ironica. Quindi, 12 anni con i bambini è come fare 12 anni in Vietnam. Ad una certa devi staccare. Sentite come a me non serve, così come non servirà neanche a voi dopo ghiotto di chat, fare domande. L'ho spiegato nel videocorso. Io do la risposta figa e questa risposta figa basta e avanza. Lei ha prepensionamento, capisco. Sei un baby pensionato sostanzialmente. Qua invece, qua mi sta un pochettino già perculando. Mi sta dicendo: ascolta, io ti prendo, ti schiaccio la testa contro il muro, pezzettino di merda. Perché? Perché sono una figa, perché ho la vagina, perché sono una ragazza. Quindi qua io non sono mai stato maleducato. Io la metto spalle al muro con proprietà lessicale e un metodo. Io direi di no, ora lavoro più di prima, dalla padella alla brace. Anche qua do la risposta figa, controbatto, ma non faccio domande per adesso. Voglio vedere dove vuole andare a parare. Lei: ah, capisco. Qua io ho smesso di rispondere. È una cosa che ti spiegherò. Ci sarà tutto spiegato nel videocorso, però ti spiegherò perché. Ad una certa è buona cosa smettere di rispondere per aumentare il nostro valore e vedere cosa fa la ragazza. Risponde? Poi io ho 1 miliardo di match, quindi non me ne fregava. Non mi aveva colpito in quel momento. La ragazza riscrive il giorno dopo. Quindi anche qua un campanello di allarme positivo. Qua un campanello positivo. Lei: ehi, sei finito nella brace? Io dico quello che penso in faccia. Glielo dico. E dico: no, sto semplicemente conoscendo altre. Questo è un test che mi ha fatto la ragazza. E io al test ho risposto in questo modo. Diretto, conciso, cazzuto, senza nascondermi dietro un dito. Gli altri uomini avrebbero detto tipo: ah, no, eccomi, scusami. Scusami? De che? Scusami, de che? Perché devo scusarmi con una che è stata peraltro pseudo maleducata? Sto semplicemente conoscendo altre. E poi aggiungo: non parlo anche per te. Se ti fermi a capisco. Questa è una cosa che potete utilizzare quando rispondono con pochissima roba. E sorrido, no? Lei qua mi dà una spataffiata. Qua capite quanto siete efficaci. Pam, 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 pam. Quando siete efficaci, pungenti. Quando la ragazza inizia a investire come una pazza. Avete un metodo, avete capito cosa andare a toccare. Quindi lei mi scrive 3 papiri. Quindi riesce a fare più cose contemporaneamente. Questo è sempre un tono molto saccente. Dove io mi ritrovo esclusa. Capisco. Però devo ammettere che la risposta che oggi mi hai dato ha suscitato in me una risata. Quindi forse il clown non è ancora andato in pensione. Ah, giusto, per inciso, le conversazioni comprendono 2 o più persone. Il monologo ancora non l'avevo preso in considerazione. La ragazza qua sta usando la tecnica del vittimismo. Non cascateci. Cioè tende a voler incolpare te
per sue mancanze. Sono stato gentile con lei, le ho dato anche spunti di conversazione che non ha utilizzato. Perché dovrei sentirmi in difetto? Ragazzi, saper dare le risposte giuste è solo una questione di sapere organizzare la mente, avere un metodo chiaramente, ma capire quello che è successo nella chat. Io rispondo all'ultimo, perché rispondo solo al clown? Perché non ha senso polemizzare, voglio capire dove voleva arrivare. E quindi dico solo, il clown, vedete, anche qua, lei scrive 3 messaggi, io ne metto uno, equilibrio, in mio favore. Il clown c'è sempre. Contento di averti strappato una risata, però devo correggerti. Qua utilizzo la fase educativa, ma educata. Lei, prego, so che non riuscirai a trattenerti. Anche qua la ragazza continua a essere snob, difficile. Sono quasi tutte così. E se non è un metodo, se continui a gingillarti, guardo il video gratuito di 3 minuti, purtroppo non si vede da nessuna parte. Devi diventare un professionista, cazzo. Io, il messaggio di risposta che hai dato non si può considerare un monologo. Non si può considerare una risposta, era un semplice monosillabo. Io mi riferisco al suo capisco, no? Vai indietro, il suo capisco. A questo punto credo tu non abbia ben chiaro cosa sia un monosillabo. Qua avrebbe messo in difficoltà tutti, e francamente anche a me ha messo un po' in difficoltà. Ma combatto. Io ho continuato il mio messaggio di prima, ancora non l'avevo letto il suo. Ergo, non mi piace portare avanti la conversazione anche per te, specialmente all'inizio, quando si dovrebbe avere più curiosità. Quando hai questi flash, queste cose, posso garantirti che la ragazza, chiaro che viene a controbatterti perché non si fermano, non ti danno la vittoria subito, ma guadagni un sacco di punti. Questa ragazza qua, alla fine di questa chat, avrei potuto vederla e fare sesso al primo appuntamento, probabilmente. Poi io rispondo al suo, a questo punto, a questo punto credo che tu non abbia ben capito cos'è un monosillabo. Io rispondo, può essere, oppure semplicemente non mi accontento di un ha, capisco. E anche qua. Kenshiro. No, non è può essere, lei continua, è un dato di fatto. E io controbatto, è un dato di fatto? Un dato di fatto è un qualcosa di oggettivo, questa non lo è. Cioè, un dato oggettivo è un qualcosa di universalmente riconosciuto come positivo o negativo. Cioè, la Ferrari oggettivamente è una bella macchina. Poi non possa piacere a te, ok, ma è oggettivamente una bella macchina. Belen è oggettivamente una bella donna. Lei, detto questo, probabilmente pensi di essere curiosa e non ti sei reso tale con me. Qua un uomo medio da fuori direbbe, cazzo Steve è cannato, vedi, ti sta dicendo che non sei curioso. No, è il contrario. Ma come il contrario? Ma come cazzo? È il contrario. È il contrario, ok? È il contrario. Non sarebbe qui, non sprecherebbe il suo tempo se non fosse il contrario. Vuole solo ferirmi, vuole solo ferirti. Tuttavia, visto che sono una persona intelligente, lascio il tempo per ogni cosa. Sentite quanto se la crede, quanto se la crede. Dove cazzo vai? Io, per me, capisco, non è una risposta, sono abituato ad altro. E lei l'ha definito monosillabo, quindi non ritrattare gentilmente. Cioè, lei mi sta dicendo, tu stai ritrattando adesso perché sono più forte di te. Non sto ritrattando, assolutamente. Lei, e poi io ho continuato il mio messaggio. Se poi tu sei abituata a uomini facili, a cui bastano due tette, sono contento per te, con me serve qualcosa di più. Questa è una frase che ti regalo, prendila, usala. Chiaramente non fa le magie, perché come vedi serve un metodo. Cioè non è che io con un messaggio l'ho conquistata. Cioè serve cazzo una struttura. Ma con questa frase qua fai capire che ci deve abbassare un po' la crestina. Perché non è che è figa, è una, veramente una bella, bella ragazza, insomma, bella donna, più di 40 anni, bella. Ma oh, lei, ah già, mi conosci così bene da sapere che cosa a me possa piacere. Alquanto presuntuoso per giunta. So che state godendo, state godendola, state godendo, cazzo. Io, erano passati 4 mesi, lei al suo, io ho risposto al suo, detto questo probabilmente pensi di essere bla bla bla. E io rispondo, erano passati 4 messaggi. Impossibile definire curioso qualcuno. Fatica a dire la verità. Odio le ragazze così. Per me possiamo chiudere qua, è il mio primo all-in. Cioè, sento e vedo ad un certo punto che la conversazione non ha più, non ha uno sprint. Cioè, sempre un chi ha la risposta più figa. E palesemente sto vincendo io, perché lei mi sta solo insultando, tra virgolette. Ti lascio. Questa è un'altra frase forte, che provoca tanto anche attrazione nella ragazza, o comunque curiosità. Lascia agli uomini che ti danno ragione a prescindere, anche quando non ce l'hai, un saluto. Qua io ero pronto a chiudere, se te lo stai chiedendo, io ero pronto a chiudere qua. Un uomo vero deve essere uno con i coglioni, un playover, deve essere una persona che sa quando abbandonare il campo perché non ne vale la pena. Che ha vinto qua, non riesce a tirar fuori un ragno dal buco perché spesso cazzeggiano, vaffanculo. Lei scrive, guardate quanto cazzo scrive, vabbè la vedete, ce la vedete, ok. Dal curioso al dire la verità ne passa. Le conversazioni e i confronti sono questo, ma magari ti intimorisco. Devi eliminare il collegamento, un caro abbraccio. Cioè,
della serie Lei tira col suo mulino. Io la parlo per tutti quelli che sono ancora nel mondo delle favole, degli arcobaleni e dei Teletubbies, che devo essere me stesso, perché le scrivo che se c'è il feeling lo crei, cioè all'inizio di una conversazione sono tutte più o meno sul loro podio, sul loro cazzo di trono. Aspetta a te farle scendere, aspetta a te far capire che sei una persona diversa, come lei aspetta a essere, far capire che è una persona diversa. Un caro abbraccio. E poi io non ho più risposto qua. Volevo aspettare perché sapevo che stava friggendo. Perché quando gli dici ciao e non sei lì a elemosinare, a chiedere scusa, queste impazziscono di testa. Ma lei, ma come ti permetti di venirmi a dire che ho delle ragazze che non dicono la verità e che sono una di quelle donne a cui abituate a cui abbassano tette e culo? Come ti permetti? Mi permetto perché l'ho visto. Vedete quanto dopo, adesso non mi ricordo dopo quanto, ma dopo un quarto d'ora, 20 minuti, cioè... Voi immaginatevi perché io mi rifaccio sti film. Cioè io ho scritto sta cosa, lei mi ha ribattuto, caro abbraccio, cioè ha spento il cellulare e poi era lì in casa, in giro. E giro vagare, cazzo. Questo bastardo, questo pezzo di merda, questo bastardo qua. Questa stronza pezzo di merda. Questo, no, devo riscrivergli, è così, è così. Ma non sei nulla di me, potrei dire lo stesso di te, ma ho la grazia di non farlo e l'educazione anche. Tu? Chi è stato educato? Che non significa essere bugiardi, ma intelligenti nel trattare gli altri con rispetto. Pazzesco, sul serio. Qua pensavo ancora una volta di vittimismo. Sei un coglione, sei un fallito, sei una merda. Io sono Steve, però. Qua siamo in playlover, dentro questa capanna qua. Capanna dello zio Tom, ma anche di playlover. Di playlover purtroppo non ci facciamo pisciare in testa, ok? Abbiamo un metodo, educati, tranquilli, carini, concisi. Io, ma ti rendi conto di quanto la tua realtà sia completamente scalibrata e offuscata? Quanto è bello questo? Io sto dicendo la verità, sto dicendo ti rendi conto di quanto non ragioni? Lei ha pure vittimismo. Cioè pure questa mi dice, ah va bene, va bene. Io te la sei presa perché ti ho detto la verità in modo educato, che non è accettato. E mi dice bugiarda, no? Cioè che gli altri la bugiarda, credo, eh. Io, perché poi sono partito in quarta. E io te la sei presa manco ti avessi detto che era mamma troia. Vabbè, cioè, io è una battuta che faccio. Cioè, dico sempre, o dico questo, dico, questo è un po' più strong, però, cioè, della serie. Te la sei presa manco ti avessi investito la nonna, di solito dico. Però qua, dico, cazzo, manco ti avessi insultato tua madre, questo è il senso, no? La mamma non si tocca, per dire. È praticamente insultato. E poi le metto, qui mi ha insultato, cioè, presuntuoso, eccetera. E lei mi cita il mio messaggio, abituata a uomini interessanti alle tette? E io continuavo. E poi mi dici come ti permette di dirmi che odio le ragazze come me? Perché tu chi sei? Non posso dire ciò che penso? Non accetti che qualcuno la pensi in modo diverso da te? È un problema tuo, non mio. Io ti ho mollata lì, perché hai chiuso il discorso con ha, capisco. Che cosa vuoi? Cioè, qua è razionale, ragazzi. Razionalmente ho chiuso il discorso per questo motivo. Che poi tu adesso mi dica, no, perché tu, perché io, perché tu hai chiuso il discorso così. Cosa devo dirti che sei interessante? Non lo sei. Non sono uno di quegli uomini marci che là fuori continuano a... ti lecco... Ti posso inviare 1.000 euro? So che sembra assurdo a molti di voi, però io sono nell'ambiente. Posso garantirvi che ho amiche che ricevono messaggi con... Posso darti 1.000 euro così vai a fare shopping e io godo? No, ragazzi, non mi sto piando per il culo, ve lo giuro. Cioè, ve lo giuro su Dio. Non sto scherzando. Tantissimi sono così. Tanti, godono. Posso farti una ricarica poste... Cazzo, falla a me la ricarica poste pay, no? Che non ho, peraltro. Non ha... Lei... Puoi, ma il giudizio a fronte di che tipologia di uomini io abbia avuto e che non dica la verità, quando non mi conosci neanche. E io ho continuato. Non ti piace, ti fa schifo, sono cazzi tuoi. Se ti reputi intelligente, come hai detto, ti prodighi per farti conoscere senza lagnarti come una bambina viziata. Lei, ma ti rendi conto di quello che hai appena scritto? Ti ho ricercato io, e quindi? Perché mi hai ricercato te, io quindi devo dimenticare tutti gli insulti che mi hai fatto, non sto capendo, dimmi. Perché vorrei conoscerti. Ma sì, ma mica non interessava la ragazza. Come vi ho detto, era solo per ferirmi. Io vorrei conoscerti, ma a differenza tua, a fronte di un confronto, non moro le persone così. Quindi, come puoi vedere, rimango ferma su ciò che voglio. Al di là delle tue osservazioni, non ho stoppato io. E io, dove avrei stoppato? Illuminami. E lei cita il mio messaggio, possiamo chiudere qua. Direi di andare oltre, se sei d'accordo. Ora, come vedete, cioè, sentite, parte strong, e ora? Direi di andare oltre, se sei d'accordo. Io continuo un attimo, perché a volte le ragazze ti danno solo, a volte, ragione, come contentino, non è questo il caso, però devo mettere i puntini sulle i, gli ultimi. E quindi io, sì, perché non mi chiamo Don Chisciotte, con te era proprio così, combattere con i mulini a vento, lei ancora... E io, il mio tempo è prezioso, non mi vale sprecarlo con chi non vuole capire, faccio, ma ti sto spiegando, cazzo! Lei, ma ho capito!
E gli faccio, ma tu hai messo sta roba? Ti sto spiegando. E lei, beh, l'hai scritto, possiamo andare a bere qualcosa? E mi invita fuori a bere. Mi invita fuori a bere. Possiamo andare a bere qualcosa, magari del vino ci aiuterebbe, no? Probabilmente non basterà una bottiglia se tanto mi dà tanto. Non voglio dire che cosa intendeva con la bottiglia di vino, poi se tanto mi dà tanto con i puntini sospensi, non lo so. E io le dico, declino. No, Serena, ti ringrazio, ma non esco a caso. E lei, va bene, era in realtà per alleggerire. E io esco con chi un minimo mi prende qui. E diciamo che con questa partenza non mi pare proprio di... E diciamo che questa partenza non mi fa proprio dire vediamoci. Lei, a me sì. Detto questo, si è in due, quindi rispetto, ma non credo di voler demordere. Ah! Cosa vuol dire non vuole demordere? Vuol dire che vuole continuare a starmi dietro, vuole starmi addosso. Vuole continuare come una pazza a starmi addosso. Vuole continuare. Qua la chat continua, in realtà ho fatto altri screen, però vedo che il time del telefono è molto... molto lungo come minutaggio. Il discorso è molto semplice. Dovete semplicemente imparare a essere come me, cioè a capire come fare per disinnescare quelle che sono i normali muri che mette di fronte una ragazza, perché chiaramente arrivano tanti messaggi da parte degli altri uomini. Lei non sa che Steve, che te, che noi siamo diversi, non lo sa. Quindi per capirlo, per saperlo, devi saperti differenziare con dei messaggi corretti, delle frasi di risposta corrette e dei modi di mettere al suo posto quando... insomma, il momento lo richiede, belli, ok? Tutto questo lo trovi all'interno di Ghiotto di Chat. È un videocorso. Io ti consiglio, dal cuore, se aspetti da anni un lavoro mio in chat, se ti piacciono i nostri video, di investire questa cifra, perché non te ne pentirai. Questo sarà il videocorso più venduto di sempre. Non solo in Prelover, ma in Italia. Perché, fino a prova contraria... siamo noi di Prelover che abbiamo introdotto la chat nel 2016 con i nostri video su YouTube Italia. www.ghiottodichat.com. Solo 10 giorni di promozione, poi sparirà.